Buongiorno da Obiettivo News. Oggi lunedì 8 gennaio è San Massimo di Pavia. Oggi non si celebra una ricorrenza mondiale particolare, ma gruppi di nostalgici celebrano la nascita di Elvis Presley, nato l'8 gennaio 1935. Elvis è stato uno dei più celebri cantanti del XX secolo, fonte di ispirazione per molti musicisti e interpreti di rock and roll e rockabilly, tanto da ottenere l'appellativo di Re del Rock and Roll. Nel corso della sua carriera ha spaziato dal rock and roll, di cui complice il periodo storico nel quale intraprese appunto la carriera, è solitamente considerato tra i principali artefici, ai generi rhythm and blues, country and western, gospel, spiritual, traditional, melodico e musica leggera. In 24 anni di carriera ha pubblicato 61 album, si stima che l'abbia venduto oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo. Elvis morì il 16 agosto 1977. Oggi è anche la giornata nazionale delle polpette e la giornata internazionale dell'English toffee, ossia la barretta mou ricoperta di mandorle, noci e nocciole tostate. Tra gli anniversari delle persone scomparse annoveriamo Marco Polo, deceduto nel 1324, e Galileo Galilei nel 1642.